Penso che nella mia carriera quello che è uscito fuori era una cattiveria agonistica e il fatto di non mollare mai, ma penso che era a livello, non sono mai stato un calciatore dotato a livello tecnico, però secondo me nel DNA ci ho avuto sempre il fatto di non mollare mai, quello fa parte anche nella vita quotidiana e penso che è stato un dono che madre natura mi ha dato. Sicuramente ho lavorato tanto, non ho mai mollato di una virgola, perché ho sempre creduto in quello che ho fatto e nessuno mi ha regalato nulla, anzi, con l'impegno, con la passione, con la capacità ho raggiunto obiettivi che non mi aspettavo nemmeno io, perché ho lasciato casa all'età di 12 anni, non è stato facile. Il lavoro che mi ha fatto diventare famoso è ricco, è il lavoro che da bambino era il mio gioco, allora potevo farlo anche con molto meno, anche gratis, perché mi divertivo, tuttora mi diverto. Quando ne parlavo oggi mi veniva da sorridere, perché per me è una roba naturale, è una roba normale, non ho fatto fatica in tutti questi anni a fare quello che ho fatto, anzi mi sono divertito. Sì, perché è stato un genitore che non mi ha mai stressato, la vita è la mia vita, non la sua, mi ha sempre insegnato che dovevo rispettare l'ambiente in cui stavo, le persone, e avere rispetto in quello che facevo. Ed è stato un esempio importante, come lo è tuttora, perché pochissime volte, pochi schiaffi ma tante parole, e quei pochi schiaffi che mi ha tirato mi sono serviti, però tantissime parole, tantissime frasi che mi sono portato come in tutti questi anni. Fatto, non so se sono un alfa, non lo so, questo lo lascio dire a voi, ma il calcio mi ha aiutato a rispettare le regole, a stare in uno spogliatoio, a prendere gli schiaffoni quando si sbagliava, perché ai miei tempi si prendeva gli schiaffoni quando si sbagliava. Adesso non si può più perché c'è il telefono azzurro. E la seconda qual era? Perché hai deciso di fare un programma? Ma ho deciso di farlo perché tutto quello che in questi 20 anni ne ho fatte di cose buone, ho sbagliato tantissime volte, ho vinto, ho perso, ed era giusto raccontare tutto i 20 anni di carriera. Raccontarla con il canale Alfa come sanno fare loro, per questo ho accettato, perché tanto ho fatto e là era giusto far vedere anche ai ragazzi più giovani che quello che sacrifici, tante volte anche gli errori, perché ho sbagliato in questi anni tantissime volte, però sono sempre ripartito. Io ho una passione che è quella di l'adrenalina me la dà il campo, fischietto, cronometro, e oggi mi piace questo. Facciamo fare le cose chi le sa fare, televisione sicuramente, non mi sento a mio agio come mi sento a mio agio in un campo di calcio, sicuramente lasciamo così.